Lei ha parlato di imparare a imparare. Qual è il suo metodo per imparare? Il mio metodo è quello di essere curioso, di cercare sempre qualche cosa che ancora non conosco. E questo mette in moto le sinapsi del cervello, fa venire voglia di cercare delle informazioni ulteriori. Leggere molti libri è una cosa utile. Concentrarsi ogni tanto, perché noi oggi siamo in mezzo a strumenti che ci distraggono, sono meravigliosi, è bene usarli, quindi va benissimo essere multitasking, usare il telefonino, mandare immagini, fare selfie, consultare Google, eccetera, tutte queste cose magari tutte insieme, però ogni tanto farne una sola e pensare a quella. Lì si impara davvero qualche cosa e lo si mette in deposito, perché la nostra capacità creativa è un insieme di nozioni che abbiamo imparato, e imparare vuol dire poi metterle insieme in un secondo tempo. Quindi hai capito come si fa a imparare? Sicuramente. Okay. Il prossimo trucco che userai per imparare? Mischiare un po' di culture e conoscenze varie e metterle tutte insieme per cercare di trovare la giusta soluzione. Mi pare un'ottima idea, perché ha l'uso appunto al pensiero fluido, quello che connette posizioni lontane nel cervello. Grazie.